Va bene ragazzi, nuovo match, vi ho messo modalità torre mobile, questa volta sarò uno spettatore, non parteciperò attivamente alla partita. Ah ok, andiamo a vedere come sono composti i due team. Allora, nel team giallo abbiamo Stefano, poi Mattia, poi 15 Fighter X e Ares, mentre nel team azzurro, mamma mia, se ne stanno già suonando di santa ragione, abbiamo, sono morti tutti, ok, abbiamo Charizard, poi sta arrivando Robby, Totio e Fox Pro. Dai ragazzi che la squadra gialla sta spingendo, eh. Ok, hanno riconquistato subito la torre. Attenzione a Stefano che ha fatto il giro. Bella mossa, però con una PC bomba Robby ha fatto una strage. Charizard sta tornando al centro della mappa con il rullo dinamo. Qui c'è Stefano che sta cercando di far esplodere le bolle. Attenzione a Fox Pro. Attenzione a Fox Pro. Aia, erano in tre. C'era anche Ares che però è stato abbattuto. Vai Fighter. Una doccetta. Ah, peccato. Robby aveva l'armatura perché sennò potevi abbatterlo. Qui non c'è nessuno. Andiamo da Totio. E la squadra azzurra è in vantaggio e continua a guadagnare terreno. I gialli li vedo un attimo in difficoltà, però sono riusciti a riprendere la torre. Attenzione. Chi è che sta usando? Ah, è Mattia che sta usando il pennello, visto che la sua specialità, Fox Pro gli ha fatto una sorpresina con la bomba splash. Dovete ripartire ragazzi, eh. Attenzione a Totio che può usare il lanciarazzi. Io lo userei perché quando è così poi si muore. Quindi conviene sempre utilizzarla l'arma speciale non appena... tripletta qua, doppietta, quello che è. Quasi tripletta, dai. Dicevo, conviene utilizzarla l'arma speciale perché sennò c'è il rischio di perderla. Dai, squadra gialla. Grande kill di Stefano. Attenzione. Bella l'idea della robobomba e grandi razzi. E qui ha preso Ares. Attenzione, Ares è stato abbattuto. Ma Ares non fa parte della squadra gialla. Mi sembrava di sì. Allora, i gialli hanno recuperato qualcosina, però hanno sempre 44 punti di distacco. Ah, Totio! Ci hai messo troppo tempo. Troppo tempo. Uella! Cosa ha evitato Stefano? Bravo che gli hai mandato la robobomba. È tosta, sta partita è tosta. Questa qui è una gran bella mappa per giocare la modalità torre mobile. Sarà difficile per i gialli recuperare. Ares ha fatto il giro. Cosa? Cosa ha evitato Fox Pro? Sei riuscito a prenderlo? Però anch'io non mi aspettavo che usasse il jet splat. Grande doppietta, Robby e Totio, dovete approfittarne. Ha splattato pure Charizard. Tutti e quattro, via, tutti e quattro. Attenzione, bella mossa. E lì prevedo una spawn kill, incredibile. E invece no, Charizard si è salvato. Fighter è morto, sono tutti morti. C'è Robby inseguito da Ares. Fox Pro sta tornando. Ci mette una bombetta. È circondato, uno l'ha preso, uno però l'ha preso, attenzione. E qui i gialli possono fare i grandi danni. Mamma mia, Mattia, è andata bene che avevi l'armatura. Attenzione, guarda come recuperano i gialli.
Scappa, scappa! No. Charizard l'ha preso prima della PC bomba. Caspita, 50-30, è tosta sta partita, ma la portano a casa gli azzurri. Bel match, ragazzi, vi siete scannati all'ennesima potenza. Non c'è stato un momento di pausa. Gran bel match. Mi sarebbe piaciuto giocarlo anch'io, eh. Ah, ma adesso tanto torno sul campo di battaglia. Guardate quante kill. L'unico non in doppia cifra è Totio, che però probabilmente ha appena iniziato. Va bene, ragazzi, proviamo a giocare un'altra partita nella modalità torre mobile. Questa volta però la mappa è quella del magazzino. Ok, squadre caricate e abbiamo Stefano che ha deciso di usare il cecchino. Bravo Stefano. Oramai il cecchino non è più un'arma così popolare. Weila, ma c'è già qualcuno sulla torre, ma c'è già qualcuno. Mi sparano. Ehi, c'è Alex che ha preso lo sweeper. Bravo Charizard. Ok, siamo in vantaggio. Super saltino. Andiamo da Stefano, che li tiene. No, 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 no. No, ciao. C'è sempre Alex che mi prende perché ha lo sweeper, quindi ha una portata incredibile. Devo giocare molto corto, perché se gioco lungo non lo prenderò mai. Devo ricordarmi anche che ho la robobomba, quindi potrei sfruttare quella per prenderlo. Io l'ho lanciata là, eh. Sta arrivando una robobomba verde. Ce n'è un'altra! No, ti prego! Sono morto malissimo. Caspita, eravamo in vantaggio. Torre in mano verde. Torre in mano verde. No, però. Stavolta gliel'ho lanciata. Stavolta gliel'ho lanciata perché sennò veramente non lo posso affrontare. Aspettate che copro il mio. Sta arrivando. Oh, è arrivato. Devo provare a fare una bella roba. Sono lì. La torre sta tornando indietro. Ho preso Alex. Gli ho restituito il favore. C'è solo una cosa da fare. Salire sulla torre e nascondersi. Qui se lanciano una robobomba fanno una strage. Ma una strage. Una strage che metà basta. Ne avevo uno lì davanti. Ho provato a usare il lanciarazzi. C'era di nuovo Alex. Ok, torre di nuovo nostra. Comunque squadre ben equilibrate. Buttala. Sono là in fondo. Arrivano. Ho preso Robby. Ok, ho colorato un po' in giro per potermi muovere meglio. È tostissima, sta partita qua è tostissima. Ok, oi là, e sta robobomba alle spalle. Li sto pigliando di più con i razzi che con i colpi normali. Ho preso Alex, è una sfida tra me e Alex. Non ci credo. Oh, ho preso Mattia, scusami. Questa qui è stata un po' cattiva, eh. Una mossa un po' cattiva. Oh, ho preso Robby. Ok, sì, ho rubato due kill, lo ammetto, lo ammetto. Diciamo che non ho fatto un bel gesto, eh. Però mamma mia che partita, ragazzi. Checkpoint 3 raggiunto. Sono circondato. Era Mattia che voleva vendicarsi. Era Mattia che voleva vendicarsi e
La torre sta tornando indietro. Allora, guardate, faccio il giro lungo perché se faccio il super salto e ci abbattono tutti quanti, qui rischiamo, eh. C'era Mattia e mi hanno preso con i razzi. Alex mi ha preso con i razzi. Mi ha restituito il razzo di prima praticamente. Mamma mia, 24 secondi, ma sembra che manchino ancora 5 minuti alla fine. No. Me ne devo andare. Ok, c'era Robby lì sopra. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ragazzi, che partita. E c'erano i verdi che stavano recuperando, eh. Bella, 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 bella. Mamma mia, molto divertente. Ok, non è che magari dall'altra parte è crashato Totio. Va bene, ragazzi, nuovo match, modalità zona, splat. Mancava soltanto questa modalità questa sera. Mappa a Porto Polpo. Ho scelto questa mappa qua perché è ottima. Ok, torniamo a usare lo sweeper duplo. Di solito quando gioco questa modalità qua, o prendo armi che mi permettono di colorare dalla distanza la zona splat. Attenzione a Charizard. O se no prendo armi che abbiano come arma secondaria o arma... Ui là, quanti razzi, troppi razzi. È un bombardamento. Ok, tutta roba nostra. Teniamoli alla larga. Sta piovendo, qualcuno apre l'ombrello. Ok, forse era brutta questa qua. Non so più dove nascondermi però. Guardali, guardali. Era lì nell'angolo. Fighter era riuscito a nascondersi lì. Piove un po' troppo e sono esploso malissimo. Colpito da Stefano. Anche lui è stato abbattuto. Arrivo, ragazzi! Eccomi qua. Scusate il ritardo. C'era traffico. Lungo la via Calamara. Ho beccato un po' di merluzzi. Dobbiamo tagliargli i rifornimenti qua dietro. Tradotto, se vogliono arrivare nella zona di spawn, cioè zona di spawn, nella zona da colorare. Ah, spero non sia crashato qualcuno. Ok, non è crashato nessuno. Devono fare un giro incredibile. Ho sparato tutti i razzi. Non piglierò nessuno mai, eh. Però li ho sparati tutti. Allora, aspettate. Mancano 20 secondi alla fine, eh. Mamma mia, ragazzi. Un match abbastanza breve, però. Terminerà tra pochissimo. Infatti. Mamma mia, che velocità. Vediamo se sono riuscito a portare a casa almeno una kill. Direi che questo qua è stato il match più veloce che abbiamo giocato questa sera. Una kill! Una kill solo l'ho portata a casa. Ok, ragazzi, dai, facciamo che giocare un'altra partita nella modalità zona splat. Questa volta sulla Manta Maria. Squadre naturalmente mischiate. Più o meno siamo le stesse squadre di prima. Allora, ho preso il rullo. Ho preso il rullo perché posso sbloccare la pioggia di colore. Là, guarda qua. Tutto il pavimento azzurro. E ho finito pure il colore. No, no, siamo in difficoltà. Lo sapevo. Vai, così. Mi sa che ho massacrato Alex. È vero che qua ci sono due zone. Mamma mia, sono riusciti a inquadrarci tutti quanti. Incredibile. Troppi razzi. Troppi razzi. Ehi, lei. Questo colore arancione. Non si intona con la barca. Non si intona con la barca. C'era Robby che usa il Blaster Elite.
Oh, ottima arma. Ottima arma perché il proiettile esplode e può fare un bel po' di danni. Via, 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 via. Troppi razzi. Vanembeng. Bello, bello. Alex, tranquillo. No, il suo compare stava colorando tranquillamente. Il suo compare tranquillo. L'ho colpito un paio di volte e non gli ho fatto niente. Che facciamo? Coloriamo o ci diamo la pazza gioia? Devo risbloccare di nuovo la pioggia di colore perché ci può aiutare molto, eh. Quindi me la devo giocare così. Ah, hanno fermato il timer. Ok. Non devo perdere questa pioggia di colore. L'ho lanciata benissimo. Da Dio proprio, da Dio. Vai, vai, torniamo sotto. Pensavo fosse un mio avversario. E ci hanno fermato di nuovo il timer. È pazzesco. Sono tutti lì comunque. Sono tutti lì. Sono tutti lì. Dai, dai, dai. E non riusciamo a mantenere una zona, eh. Attenzione ai razzi. Per fortuna avevano inquadrato soltanto uno di noi. Io me ne vado. Se non magari non mi colorano i piedi, riesco anche a scappare. È tosta, eh. Mancano 2 minuti. Eccola. Ah, lo prendiamo, Robby. Non è un problema quello. Fatemi scappare. Ok, c'era anche qualcuno là. Oh, Alex, ti ho preso anch'io. Dai, almeno una volta. Una kill me la puoi concedere. Visto che sicuramente utilizzi un'arma con una portata più grande rispetto magari al rullo che sto utilizzando io. Qui sopra facciamo che passare a colorare. Per evitare più che altro che si piazzi qualcuno. Io sto cercando di sbloccare di nuovo la pioggia di colore. Oh, finalmente. La buttiamo qua. Ok. Così facciamo ripartire il timer. Sono in mezzo. Mamma mia, ero in mezzo alle bombe curling. Ma c'è qualcuno qua? Ah, c'è qualcuno. C'era Alex. Me ne vado. C'è qualcuno col secchiostro che mi vuole malissimo. Era Ares. Infatti me ne sono accorto appena in tempo. Probabilmente non si aspettava che girassi l'angolo. E no, Robby. No, Alex. Alex e Robby sono inavvicinabili. Sono una forza della natura se giocano insieme, perché uno mantiene a distanza gli avversari e l'altro, se provano ad avvicinarsi, li secca in 4-4-8. Uiii. Piove, piove, la gatta non si muove. Mi hanno bloccato tantissimo. Tempo extra. Bravi ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che partita tosta. Ok, 75-39. Io ho cercato di supportare la squadra con la pioggia di colore, che è micidiale come arma nella modalità zona splat. Va bene ragazzi, ultimo match di oggi. Ho deciso di giocare nel canale Cannolicchio, che è da una vita e mezza che non riesce più come mappa. Ok, squadre caricate e si parte. Vara lì, tutti pittori. Tutti pittori. Allora, diamo una bella colorata. Volevo fin da subito sbloccare il jet splat.
ce la famo. Ya famo. No, non ya famo. Sì, ya famo. Attenzione al cecchino, eh. Attenzione che c'è un cecchino incredibile. Ho preso Stefano con l'ultimo proiettile a mia disposizione. Probabilmente quando l'ha visto arrivare ha fatto oh mamma, con gli occhi sgranati, perché probabilmente non se lo aspettava. Ma neanche io mi aspettavo di prenderlo con l'ultimo proiettile, se devo essere sincero. L'ho praticamente disintegrato. È una sfida a colpi di pennello. Mattia, oramai. Ma sai cosa? Ti ho visto arrivare per quel motivo lì. E allora ero già pronto. Attenzione. Attenzione. S'il vous plaît. Ah, stavolta ha vinto. No. Pari. Pari. Ci siamo presi a vicenda. Ok, vedo più azzurro che rosa. C'è anche Radio 100, dall'altra parte. Radio 100. Max Pezzali si fermava a 1000 watt. Stefano vorrà sicuramente vendicarsi. Mamma mia, che secchiata. Anzi, no, che rullata. Dobbiamo bloccare subito Charizard, perché con quel rullo può fare veramente tanti danni. Attention, s'il vous plaît. Vediamo, Mattia è andato di là, Mi attaccherà. No, non mi attacca. Ah, ma è qua in zona, sicuro. Sicuro. È lì, è lì. Era lì, l'avevo visto. Vai Ares, piglialo, piglialo. Mamma mia, è scappato via tantissimo. No, mi hanno preso. Mattia mi ha bloccato il jet splat. Poi è stato splattato da Ares, se non sbaglio. E qui chi è passato? Qui mi sa tanto di cecchino, eh. Mi sa tanto di cecchino quel colpo. Ok, partita terminata. Bellissimo match. Però ho paura che dall'altra parte sia crashato qualcuno. 63-26. Mi puzza di partita che abbiamo giocato 4 contro 3. Infatti è crashato Radio 100, che però una kill l'ha portata a casa. Va bene ragazzi, eccoci tornati nel menu principale, ovvero nella piazza centrale di Coloropoli, per i saluti finali. Gran belle partite, come sempre alcune le abbiamo vinte, altre le abbiamo perse. Dai, non me la sono cavata male, oramai con i sensori ci ho preso la mano. Adesso aumenterò il livello di sensibilità. Fino, fatemi dare un'occhiata, fino alla sensibilità più 5. Adesso utilizzo una via di mezzo tra il meno 1 e il meno 2, meno 1 e mezzo, via. Vi ricordo ragazzi che per questo Splatfest ho deciso di schierarmi con la squadra Citriolini, sì. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Splatoon 2. Alla prossima ragazzi!